Ecco, il racconto che segue, che abbiamo preparato, fa parte dello spettacolo che abbiamo scritto l'anno scorso con l'Opificio Musicale e principalmente a quattro mani mie e di Manuela Ressent. Come quasi tutti gli anni ci studiamo tanto perché ci piace entrambi leggere e scoprire sempre cose nuove dalla tradizione e ci diamo un tema e ricerchiamo. Il tema che ci siamo dati l'anno scorso era quello degli animali delle nostre vallate, evitando, perché subito siamo partiti, ovviamente quando abbiamo aperto quella porta lì siamo subito partiti con gli animali fantastici, invece abbiamo detto quello lo lasciamo poi per doveva essere per quest'anno, sarà per l'anno prossimo, e invece ci siamo concentrati proprio sugli animali che abitano le nostre montagne e siamo andati a cercare tanto le storie degli animali che non abitano più le nostre montagne perché una volta le abitavano. È il caso dell'Ulupchalum. Questo nome che definisce in occitano la lince che viveva, popolava le nostre montagne, così come le popolavano gli orsi, ma non ci sono più, e anche le linci sono scomparse dalle nostre vallate, ma invece era un animale che viveva qua e che ha i suoi racconti, le sue storie. Di questo parla questo racconto della Valpellice, penso sia di Angronia il racconto, e come sempre lo spettacolo e anche questo racconto è accompagnato dalla musica, solitamente dal mio violino, in questo caso fa da colonna sonora, un esperimento un po' particolare che speriamo di portare dal vivo presto, che usa la tecnologia dei loop, quindi una loop station, per costruire piano piano, che il racconto va avanti, una piccola colonna sonora strutturata su un'aria tradizionale. Spero vi piaccia e così colgo anche l'occasione per sottolineare quanto bravi siamo stati a mettere su questa edizione, ma anche quanto triste sia l'obbligo di non poter fare queste cose dal vivo, quando ci potrebbero essere tutti i modi e speriamo di tornare presto a far vivere la tradizione, la musica, il teatro, i racconti e tutta la bellezza che nella storia ha reso grande il nostro paese, perché l'Italia è famoso per la musica e per l'arte, non per altre cose. Questo fa nella storia grande l'Italia. E invece da un anno a questa parte proprio la cultura e la musica sono i prigionieri e schiavi e reietti della società. Chiunque può lavorare, chiunque può fare le sue cose, ma noi invece non possiamo, noi siamo costretti a morire di fame a quanto pure. Quindi forza la cultura, viva la tradizione, viva Chantal Louvert e buon racconto a tutti. Che deve la me capito de me fermare e cuta lo vers de lauro. Din li boc, ne possibile se sta, se be cala virù, e attendre, attendre che da darere li ciatanie, o darere a caicotè, o darere a mbebo in su, la gli sorte foro uno bello leure, o uno bello vulp, o un bel ciamur, Oh, bello bestio, ma fasament pa' ca' sorte da clibu in sum in lup cianum. Sapavos altri sobre lo lup cianum? In italian la semando la lince.
E la sembra un po' pre anciatum, un beciatum, ma giocrone. Le aute, un po' pre s'incanto 600 centimetri. Alle lunghe, un po' pre metri, metri e 20. E la peso, 25-30 kg. Ma le pepan lumne, le bempi dei gurdì, e le bempi dei gurdì perché li veda l'ogn, e poi a corpi vitte, le propri pie sul selà. E le danno peso però, ulla veia un po' più lupcianon, gli è ben dan, i mandit che la daria rovete e l'ambit, l'ero d'un 1915 in Valpellis. Ad angrogno e l'han vito e l'han preso. E gli hai scritto su che giornale 1915. E vu conto di più. I mandit che angrogno i vivian du fraire. Tienne e gust. Gust all'avvio pipou. L'ero pi sarà come personaggio, l'avio pagare voglio parlare, l'ero sempre un po', come a dire, sembrava un po' pi nurse. Tienne, invece, l'ero una persona ben più affabile, allegro, l'avio sempre voglio descarsare. E di età, egli, come tutti gli altri dei paesi, i dovevano andare a fenà. E nove la sfenavo pa d'un talero clot, perché d'un talero clot a se semenavo. E s'andavo a fa li fen a mon per li bari, a mon per la gariga. E d'una ve l'ero l'onda mesù. A loro le pa che sempre a preno giornà travaglio, un alla vio voglio de tornà mesù. Se l'ero possibile, a sdormio coi chi. E parei, tienne. E Gust il avian deciduto di de fare propri pareri. Da Anamont per Clibari e poi se porta l'udai e pareri il avian fai bien dendai, il avian tagliato tutti i toche, tutta la erba l'avian tutta tagliata, il avian l'erano belle giornate su rail, pareri l'ero ben secià. E poi, sapete come si fa il fen? A parte tagliare l'erbo, poi avendo prende un batù, un ratè, un furcio e poi lo virà e cante le ben sec, se gli usurei un po' d'oro, le proprie giorgius per tagliare l'erbo e poi vento la barunane fa de cuccia, che in usandit a vale chi per chi l'hai lui manda anche femmine e si nu disen cuccio no cuccio de fem e che giorno è chi la vio fai boom e parel gli erano arrivati tienne e gust a tagliare e pogheggio arba a tatut e ne avian fai no bello cuccio ma l'erano trollas per tornare mesù e loro gli avian deciso de subrai chi. E pare il giorno 3 il avrian poi più a una mesù più tranquilla. Ma che i decidano che lo piccolo raggiù che la semando tiene il laurio dormì bade la cuccio. E invece Gust che le cerca la via pipò e si butta proprio sulla cuccio, sull'ufenie, dormichi tranquilla. Poi a creere. Tienne, il laurea dormì tranquillo e ronfasia tutta la notte. Gust, pa, l'ero out, ma beccavo sempre alla virù per pa che gli arrivesse qualcuno, che gli sortesse qualcuno, che magari poi gli fa male, poi gli attacca, gli fa del male. L'ero sempre, come a dire, dormio buon occhio aperto e non sarà. Ma la roba sbagliata. Perché gli arriva all'ero 3-4 ore la mattina perché non usano contia che l'era un ca a noi, ma l'ero giù d'uno peso che dormiamo. A loro, ma sa che al dita l'usurella slevo vitte, e invece chi l'era un ca a noi.
il a sentu gust il a sentieri va de pa e mesa la planta e canta la beccalita ben ciuttu a pa fa di de vers il a vid uno bestio il era un lup cenum caribavo sai e a venio propi de caira sun fraire e la cup si po che gli pari va a dire rien ma la vio napo e disi anche la viola la ciamba che tramulava ma gli pari va a dire niente e lo fraire la continua a dormire a nutretiene l'ero laica a dormire come sa o passo che e clo bestio le arriva de caere a el propi chi da pe e alla fai come a dire se cugia coigne e poi è la lungiano piotto e poi l'altro e poi la lungi che la dareire pretempau gusta beicavo teru risa e la vio no può increablo e poi clo bestio a se leva e sne torna a navio poi a creere canta la vitken gust al mando subito, tieni, arrivate, gli arriva l'ulupce non. Ma sotto Dio, e non sono, su l'os, ma l'hai so perdere, tu hai sempre poi di tutto, le pa possibile. Dei di, tieni, ben au subito, gli arriva l'ulupce non, su sicuro, ben au, per plaisir. Oh, ma ito tranquille, tu sei mavi, tu hai mangiato pane e salame, tu avevi mangiato un po' di salato, budaglia, ero anche ne chi, alle pesante, e tu hai pa' digeri, tu hai mangiato aglio e sebo. Te di, veniamo per plaisir. Basta. Venu a parelli, almeno puoi continuare a dormire. E parelli tiene, a vai a monte slacuccio. Ma gust, all'ero pa' tranquille. Gli ha detto, ciao te la ciamiso. Ma ero là, ero pru. Nei pru, mandami papire. Te hai detto, ciao te la ciamiso. Bom, e ciao un cara ciamiso. E parel tiene a se ciao la ciamiso. E gust, a fai vite, a butuna subito la polsiera, butuna e si denan, e la ciamiso, e rampli ben burà de fenclo ciamiso. E in maniero da poghe cuiuna lo lucciano e agli arriva e ramplisa ben la ciamiso poi gli furono ca alla bionca fulara ai col gli arriva lo invencia ben ai col per giù sarà e poi il attenda nel chi e tiene al disio ai gust te dit che gli appaggi di lucciano e sì le tu che tu appode tu tu avrai vita in chat passà e giù me che so po' mi so tu a tu vite, so po' tu a pa digeri, le tu che te di che gli ero l'uccia non, alle disi August. E beca le proprie riba che apre un po' pre un carduro, da mesa di boc, gli arriva du l'uccia non, e son proprio vengui chi per poche maglia che l'omme, ma nutri du fraire, gust, e tiene il ben pensà de prenni clociamiso che la via rampli de fen e la futra va per la bruaso e parel li du lucianun i sessun enciaminà coelli a cure darere a che fagot e li du fraire il sun resta sal e la sua età libre e su un paita mordì su un paita maglia ma è ancora vite a cercare giusto un baracco che l'aveva un po' piamont dove gli era un porto de boc bello e peso bussa bacca la clavera che li vai de clau grossa parel per la sarai la ebri e se su un furrai chidin che l'aveva giusto la clau alla saciera e l'anclava ben tutto l'ero possibile e parel islampo gui almeno chi ta tranquille creo pa che l'abbiano dormito ma apre e se sono in forma come fai lo lulup cianu a vorghe maglia gli omme
E come fai lo? So che fai, perché mette lo primi e lo pcianum e la pamaglia che l'omme, perché la pamaglia nutretienne? Perché? Perché i mandive che lo pcianum denant a pre la misura. Allora, se vuoi marciare e la gli arribo, avevi butto sua due applauta e chi? Né? E parei a povessa a vol agli arribo a vu maglia e a usità tu dentele, perché se el all'è pi gran, allora a po vu maglia. Se vu usia pipicit, a po vu maglia, ma se vu usia pi gran, a po pa vu maglia. Allora, cante lo lupcianun all'ero decaire, a nutre tienne, e la giovono, e lungiono piotto, e poi l'altro, poi la piotto da reire, a bei cavo proppi, la prenio la misura de tienne, per poghela valà. E di, calero un po' pre, groma il, alla, pensa, claro, me anan mandà n'altre lupcianun, perché parei entrato e gli arrivava a lui maglia tut. Ehi, Romina, Dio calinena, fasa a me, tanto fasa li caprissi per pa mingià, e che ne avu plai pa, e che ne le trocchè, e che ne le pavo, e che ne le trossalà, e che ne le pa de muddo su mingià. Fasa a me, mena, perché su cresa pa, lo lup cianun, a per io sempre vumagliare. Vaudi in libo!